La ditta Maghetti nasce esattamente nel 1972 con due persone, il signor Claudio Maghetti e il signor Fusaro Luigi, erano i due soci fondatori dell'azienda. L'azienda parte con pochi clienti, in quasi tutta la provincia di Varese, e man mano cresce, no? In tutta la provincia. E anche non solo, da due dipendenti sono incominciati a crescere i clienti, i distributori, l'assistenza tecnica iniziava a essere molto importante e anche il rifornimento dei distributori, per cui mi ricordo che la prima sede della ditta era in via Corridoni, ed erano esattamente due garage, no? Poi da lì ci siamo trasferiti a Giubiano, in via San Michele del Carso, 300 metri quadri di capannone, via Giordani, 1500 metri quadri e attualmente oggi siamo in un'azienda che è all'incirca 10.000 metri quadri con un organico di una cinquantina di dipendenti divisi nei vari settori. Noi nasciamo per effettivamente offrire e dare un servizio che è banalmente il caffè e una bevanda calda. Dico banalmente in maniera un po' ironica perché sappiamo che oggi una macchina del caffè che non funziona in un'azienda spesso genera qualche piccolo malumore perché nei momenti di convivialità o di aggregazione una macchina del caffè che non funziona il cliente si innervosisce parecchio. Voglio solo sottolineare che un dato che noi abbiamo tramite la nostra associazione di categoria, che la distribuzione automatica come tempi di intervento su un fuori servizio è seconda solo al 118, quindi vuol dire che se un distributore si guasta, si ferma o va fuori servizio, noi abbiamo circa 10 tecnici dislocati su tutto il territorio varesino, quasi territorio lombardo, e nell'arco delle 2 ore dalla segnalazione telefonica riusciamo a intervenire e a risolvere il problema definitivamente. Ma il headquarter, come dicevo prima, è disposto circa su 10.000 metri quadrati, per cui tutti i furgoni del rifornimento sono tutti ricoverati la sera, questo serve per non avere sbalzi di temperatura sia d'inverno che d'estate. Ha un magazzino prodotti di circa 4.000 metri con ventilazione forzata, video sorvegliato H24, per cui l'accesso in quell'ambiente è delimitato solo dagli operatori e nessun altro, i magazzinieri che lavorano. Ha una sala regia, una sala di controllo e lì è il punto nevralgico dell'azienda perché è da lì che vengono poi coordinate tutte le attività che vengono poi effettuate sul campo. Ma il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere sul territorio, continuare il nostro periodo, la nostra fase di espansione su tutta la provincia di Varese e anche oltre, seguire i nostri clienti più importanti che abbiamo e comunque senza tralasciare sicuramente la qualità e la precisione che ci hanno sempre contraddistinto fino a oggi. Un ringraziamento particolare poi va all'Univa, all'Unione Industriali, che